Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo da Giovanni capitolo 6 versetto 68. Signore, da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E ancora Salmo 16 versetto 4. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Non seguitelo. Conoscete il racconto del suonatore di flauto che aveva liberato la città di Amelin da un'invasione di topi? In seguito, non avendo ricevuto il compenso promessogli, aveva, sempre grazie al flauto magico, trascinato al suo seguito tutti i bambini della città. Il diavolo è come quel mago della favola, abile nell'incantare la gioventù. I giovani sono influenzati dal bene quando hanno buoni esempi, ma lo sono altrettanto dal male. L'isterismo collettivo suscitato da certi tipi di musica, l'assenza di riferimenti morali che favorisce ogni tipo di perversione, la droga, l'alcol, i videogiochi, sono tanti elementi che anestetizzano l'anima. Satana conosce le concupiscenze che si trovano in embrione nel cuore umano. Il suo flauto magico emette melodie che le stimolano. Così molti seguono passivamente colui che li porta alla rovina. Una leggenda istruttiva è quella di Ulisse e dei suoi compagni che attraversano un tratto di mare dove delle pericolose sirene emettevano dei suoni melodiosi. L'eroe, facendosi legare all'albero della nave e ordinando ai suoi marinai di turarsi le orecchie, dimostra la prudenza che anche i figli di questo secolo sanno mettere in atto in presenza di certi pericoli. Luca capitolo 16 versetto 8. Queste sono favole o leggende? Ma il potere del diavolo è una realtà di ogni momento. Solo chi conosce il Signore Gesù come il vincitore del diavolo può resistergli. Che il Signore ci benedica.